Ciao ragazzi e ragazze. Allora, finalmente colgo l'occasione per girare questo tag perché tenevo poco di tempo in collaborazione. È una mega super collaborazione con My Blondie 66, Teresa Zeta, Raffaella Avon e Dora Leoca. Allora, Antonella, My Blondie 66. Vabbè, io l'adoro, la conoscete la maggior parte di tutte quante voi. Andate a guardare il suo canale, a me piace tantissimo e la voglio un mondo di bene. Teresa Zeta è troppo carina, è troppo dolce. Cioè, mamma mia, che belle persone che veramente ho conosciuto su YouTube. Sono veramente affezionata e la voglio un sacco di bene. Raffaella Avon è troppo carina, è troppo. Infatti. Cioè, tiene una voce proprio dolcissima. A me piace tanto ascoltarla. È troppo carina, la voglio troppo bene. E poi c'è Dora Leoca. Vabbè, tutti quanti la conoscete. Io l'adoro a Dora. È troppo. Cioè, infatti, io ho cominciato ad amare l'Avon proprio tramite lei. Cioè, di come spiegava i cataloghi, di come spiega. Cioè, diciamo che la vendita, a fare queste aziende di vendita, cioè è stata lei a spingermi perché mi piace proprio come spiega, come fa le recensioni. Cioè, io l'adoro, adora. Un bacio. Allora, cominciamo con il tag. Vi linko tutti i canali sotto delle ragazze. Allora, il primo colore preferito. Allora, qua c'è il mio tablet che mi ha regalato Davide. Evviva! Tengo scritte le domande. Allora, il primo colore, il primo, la prima domanda è il colore nude preferito. Allora, non ne tengo molti, ce ne tengo uno solo e lo tengo nella palettina Avon, quella lì. Tutta fatta con il marrone, quindi è questo colore qua, proprio il numero uno. Vediamo, eccolo qua, bellissimo, bella proprio questa palettina. Bello, e questo è il primo colore. Non voglio fare il video lunghissimo. Allora, il secondo illuminante preferito. Allora, come illuminante, io ho questo qui della Essence numero 01 ed è proprio un bianco. Eccolo qua. Ed è così e mi piace tantissimo. Poi, come secondo, poi abbiamo terza domanda, grigio preferito, sempre della Essence. Uso molte cose della Essence, il 34 ed è questo colore grigio. Bello. È pure un po' sbrillo, cioè bello, tipo è proprio grigio, sì, no, non è argentato, è proprio grigio. Poi abbiamo verde preferito. Allora, il mio colore verde preferito, questo sempre della Essence numero 30 ed è questo qua. Bello, è bellissimo questo colore della Essence ed è bellissimo pure questo. Poi abbiamo la quinta domanda è glitter o brilluccicoso? Allora, glitter non ce li ho. Diciamo che ho messo questo qui della FM che presi da Roberta perché è bellissimo, sembra un Tiffany, però quando lo metti ti dà un colore tipo proprio sbrilluccicoso, è bellissimo e quindi ho messo questo qua. Perché poi non ce l'ho i glitter non li tengo proprio. Poi, dopo i glitter, allora abbiamo blu o celeste? Celeste non ho nessun ombretto. Blu c'ho questo della Essence numero 11, che pure mi piace tantissimo. Eccolo qua. Bello. E questo pure mi piace un sacco, come blu notte proprio. Ah, che mi sto combinando. Poi, marrone. Come marrone vi devo prendere. Ah, no, eccolo qua. Sempre questo dell'Essence, che è il numero 35. Eppure bello. Bello. È un marrone.
dorato. A me non piace proprio il marrone, marrone scuro, però queste tonalità qua è un poco tipo metallizzato, diciamo, sul metallizzato, come si dice, un po' più luminoso così. Poi che se n'è andata la luce. E poi abbiamo, allora, poi dopo il marrone, la mia palette preferita. Vi sareste mai detti che a me poteva essere la paletta dell'Avon? Cioè, se vedete, tengo tutto essenze Avon la maggior parte. Mamma mia, di questa palettina io mi sono proprio innamorata. Ma infatti la sto proprio super usando, proprio i colori, non mi fa l'allergia, vi ho detto. Io pensavo che le palettine dell'Avon non le potevo usare, invece, fortunatamente, quindi questa è la mia palettina preferita. Poi abbiamo rosa o fucsia. Come rosa abbiamo questo ombretto della Yves Rocher. Allora, questo qui, allora, vedete, un po' mi ha deluso questo ombretto, perché vedete come sembra carico il colore rosa, invece sul dito è come se è poco scrivente. E infatti quello lì a uno non mi piacciono quelli a uno, quelli a mono mi piacciono di più, quelli con due. Però l'ho messo come era l'unico rosa che tenevo, perciò. No, oh, mi sono sporcata tutte le mani. Allora, poi, dopo il rosa fucsia, abbiamo oro argento. Argento non ho niente, come oro ho sempre questo dell'Essence, numero 24. Mettiamolo qua. Guardate com'è bello. Certo che io, però, gli ombretti della Essence a me piacciono tantissimo. Carlita ha fatto pure un altro video dove metteva queste palettine che erano fatte pure bene, le palettine nuove dell'Essence. Poi ci sta un'altra domanda, giallo viola. Allora, come giallo, l'unico giallo sta in questa palettina che lo uso pure, perché lo sto pure usando, è questo della palettina qua, che sta qua dell'Avon. Aspettate, dove mi metto? Non c'ho più dita qua. Eccolo qua, bello, scrive proprio giallo, infatti lo uso con il verde, con il blu, lo uso. Poi evviva le palettine! Io mi sono innamorata delle palettine, bro. Allora, e questa è il giallo. Come viola, sta sempre, ecco, per esempio, i duo della Yves Rocher sono più scriventi. Infatti mi piacciono di più. E infatti, come viola, mi piace questo. Oh, mamma mia, che ho combinato! Ho mischiato i colori! Fantozzi sono, vabbè, dopo la pulisco. E quindi è venuto un viola dorato, bellissima. Vabbè, e questo è il viola, dopo la devo pulire, se no si rovina la palettina. Fantozzi, io e Fantozzi, una cosa. Allora, poi, dopo il viola, combinazioni, l'ultima domanda, combinazioni di palettine. Questa è l'ultima cosa che ho comprato da Avon, proprio l'ultimo acquisto che ho fatto. È troppo carina, è troppo bella. C'è l'uno che è un verde Tiffany, il numero uno. Poi c'è il due che è un poco più verde, più forte. Poi c'è il tre che è un lilla chiaro. Guardate come scrivono, è bellissima questa palettina dell'Avon. E poi c'è questo blu. Ah, pure qua c'era il blu, vedi pure questo blu qua. Bellissima questa palettina. E questa è proprio l'ultima cosa che mi sono comprata dell'Avon, perché io comunque ci sta una mia amica che fa l'Avon, e quindi ogni tanto se mi, no, non ho mai avuto le fissazioni delle palettine. Allora, e niente ragazze, questo è stato il video. Saluto di nuovo le ragazze, a Dora, a Antonella, a Raffaella e a Teresa. Vi mando un bracio grande pure a tutti voi. E niente, questi sono tutti gli ombrettini. Ora devo andare a pulire questo qua, perché sennò si è mischiato col dorato, tipo Fantozzi. E vi do un bacio, al prossimo video.